Salve, siamo 30 settembre, bellissima giornata. Adesso vi faccio vedere il risultato della potatura con i frutti che sono nati da questa potatura che ho fatto nel video numero 2. Allora, vediamo un attimo. Alzo la rete. Allora, questi meli Brina sono stati protetti con rete antinsetto tipo carpo, anticarpo. Allora, si può vedere il risultato della potatura della sommità della cima. Abbiamo dei frutti, diciamo, buoni. Qualche mela si poteva anche diradare, tipo questa qua piccola. Però il risultato è buono, anzi, la pezzatura è quasi troppo. Comunque, diciamo che per quest'anno va bene. Niente, ecco, questo è il famoso ramo che avevo lasciato, che poi ho detto facciamo la potatura verde. Io ho fatto un po' di potatura verde, però quest'anno ha prodotto 1, 2, 3 mele, farò un taglio di ritorno su questo punto qua. Poi altre cose che possiamo dire, la cima dovrò fare anche lì dei tagli di ritorno per accorciare un po' la punta. Otterrò questa qua magari quest'anno, questo lato qua, e taglierò questo. Adesso, quando saranno giù le foglie, forse si vede meglio, farò un altro video. Vediamo dalla parte del sole se si vede meglio. Ecco, no, sono mele fantastiche, sane, sanissime. Con la scusa che ho messo la rete antinsetto, ho avuto questo triplice risultato, cioè di proteggere dalla grandine innanzitutto, poi dalla carpo capsa o cilia pomodella, e alla fine, adesso che sono maturi, che si stanno maturando le mele, dai calabroni, dalle vespe, e dunque sono veramente ottime. Io penso di non aver mai avuto mele così belle e così sane. I trattamenti dunque per il carpo capsa sono stati, non dico ridotti, ma annullati proprio completamente. E sì, diciamo, sono contento e vedo che un melo così piccolo ancora produce tantissime mele. E poi farò il terzo video sulla potatura e magari entrerò nel dettaglio. Farò comunque una potatura corta, anzi cortissima. Cercherò di tornare indietro, ad esempio in questo ramo qua tornerò qui, su questa parte qui, e magari anche stessa cosa, anche questo mele, cioè questo ramo qua che avevo lasciato lungo, mi ha prodotto 1, 2, 3, 4 mele, anzi forse anche 5 mele. Tornerò magari indietro qui, su questo punto qua, un taglio di ritorno qua, oppure addirittura anche qua. Adesso vediamo. Questo ramo che avevo detto lasciamolo verticale a 2 mele e non si è piegato, comunque anche questo farò un taglio su questa zona qui, questa zona qua farò un taglio. Poi ecco, la parte bassa è sempre un po' poco sviluppata. Anche qui vediamo, esempio, questo punto qua farò un taglio, farò un accorciamento su questo ramo qui. E poi ecco, questo è un ramo invece che avevo detto di tagliare, perché sta andando come si può dire, in antagonista del tronco principale, che è questo. Farò forse una speronatura per
perché ho visto che c'è un bellissimo rametto qua, perché questo qua che avevo lasciato ha prodotto un suo ramettino, però è ancora debole, se si vede, e oltretutto mi si è preso un po' di afidi. Vabbè, diciamo che la pezzatura è proprio quasi esagerata. L'anno prossimo magari cercheremo di lasciare su ancora più mele, per poter ottimizzare la produzione. Ecco, un'altra malattia che ho riscontrato, che faccio fatica a debellare, è proprio questa. Se vediamo se si vede, è l'afide lanigero, che si annida proprio su queste zone qua. Ed è difficile da debellare. Adesso ho provato con del sapone, ho provato con olio, e vediamo se riesco ad eliminarlo, perché indebolisce la pianta. Ecco, Areto antisetto, comunque la consiglio a tutti, che se si vede è anche facile da posare, e anche se si vede anche qua un altro melo, sempre brina. Andiamo, mi sposto, ed è fantastico anche questo qua, veramente fantastico. Ok, spero di essere stato d'aiuto, e al prossimo video.